Importante giornata dedicata alla cultura ebraica, quella organizzata domenica scorsa dalla comunità astigiana. Una giornata dedicata alla memoria, ma soprattutto incentrata su un tema particolare, l'umorismo ebraico. Ed è proprio questo umorismo che in qualche caso ha consentito agli ebrei di sopravvivere psicologicamente alla privazione dei diritti fondamentali e alla persecuzione che ha lasciato dietro di sé una scia di vittime infinita. L'appuntamento della comunità è stato alla sinagoga di Asti, dove il professor Paolo De Benedetti ha conversato con gli intervenuti e ha raccontato di come la vena umoristica proprio di questo popolo ha consentito allo stesso di rimanere mentalmente integro anche di fronte a mille difficoltà di ogni genere. E questo perché? Perché ridere aiuta a rendere la realtà più sopportabile, a vederne in qualche caso l'assurdità e a ridimensionare il potere del prepotente di turno. All'appuntamento ha preso parte anche il sindaco di Asti, Fabrizio Brignolo, che ha affermato di aver trascorso una giornata emozionante e toccante insieme. Noi siamo stati alla conversazione tenuta dal professor Paolo De Benedetti, che ha tenuto la conversazione sul tema dell'umorismo ebraico, che è il tema che quest'anno la comunità ebraica a livello nazionale ha indicato. Ed è molto interessante perché fa capire come mantenere il senso dell'umorismo anche nei momenti di grande difficoltà serva da un lato a, come dire, rendere più sopportabile il momento di difficoltà, dall'altro a volte l'umorismo stimola anche la fantasia, stimola anche la produzione di soluzioni che siano migliorative o che siano delle vie di fuga dai problemi che ci attanagliano. C'è stata partecipazione alla giornata? Sì, lungo tutta la giornata c'è stato un certo avvicendamento in sinagoga e quindi mi hanno anche riferito gli organizzatori che hanno avuto numerosi passaggi e la possibilità di far vedere questo spazio che non tutti i cittadini conoscono. Viene fatta annualmente questa giornata di cultura ebraica ed è importante che si mantenga questa tradizione perché è uno dei tasselli di una società che deve tenere insieme, deve imparare sempre di più a conoscere per apprezzare le reciproche diversità e non per averne paura.